Ok, allora possiamo riprendere il nostro giochino di semafori, esercizio che abbiamo scelto come primo tema d'esame da risolvere insieme. Ricordiamo che avevamo praticamente chiuso la modellazione del diagramma delle classi, del modello concettuale, e ci dobbiamo prestare, abbiamo già ragionato qualche secondo sulla lezione di martedì, dobbiamo ragionare sul diagramma delle attività, dove già avevamo pensato di separare quello che era il processo che avveniva sul sistema centrale da quello che avveniva invece sull'applicazione in dotazione al caposquadra della squadra di manutenzione. E quindi abbiamo pensato a un diagramma di attività che abbiamo chiamato l'app del caposquadra, in cui ci sono le azioni che svolgerà il caposquadra in qualche modo, e abbiamo pensato a due diagrammi di attività diversi, che uno che abbiamo chiamato rispettivamente il primo segnalazione e il secondo gestione dell'intervento, che di fatto sono gestiti tutti dal sistema centrale, ma la prima parte è appunto il caricamento della segnalazione, che coinvolge principalmente il cittadino, mentre la seconda parte è la gestione dell'intervento, una volta che è stato segnalato e confermato, che invece coinvolge principalmente l'ufficio manutenzione, e in qualche modo si dovrà sincronizzare col caposquadra, quindi attraverso l'altro processo. Poi avevamo anche predisposto un piccolo diagramma di attività per i premi trimestrali, ma l'abbiamo sempre visto come attività collaterale, non sicuramente intracciata con queste tre. Allora, sulla segnalazione dicevamo che dobbiamo seguire le operazioni, le azioni svolte dal cittadino eventualmente al sistema informativo in questa fase iniziale, in cui il token, quindi questo processo, viene attivato ogni volta che c'è una nuova segnalazione. Il token per noi sarà una segnalazione da parte di un cittadino. Ingrandiamo un pochino i caratteri così. Una singola segnalazione da parte del cittadino. Quindi quando c'è una nuova segnalazione deve essere svolto questo. Quindi immaginiamoci che questo token nasce nel momento in cui il cittadino clicca su un bottone che si può chiamare segnala malfunzionamento, segnala guasto, semafori. Allora a questo punto parte il processo che guiderà il cittadino, diciamo così, nei passi successivi. E quali sono questi passi successivi? Allora andiamo a rileggere lo stesso testo, l'abbiamo già letto una volta, ma la prima volta facciamo attenzione ai concetti. Adesso dobbiamo fare attenzione alle azioni. Quindi partiamo da qua, seguiamo cosa succede quando il cittadino vuole segnalare un guasto, si collega alla pagina web, che va bene, inserisce il codice del semaforo e conferma la posizione sulla mappa della città. Quindi c'è la prima fase in cui il sistema e l'utente si mettono d'accordo su quale sia il semaforo rispetto al quale viene fatta la segnalazione. E questo attraverso una procedura in cui si chiede all'utente di inserire un codice, poi il sistema farà vedere la posizione di quel semaforo su una mappa e l'utente dovrà confermare che effettivamente sia il semaforo a cui lui sta facendo riferimento. Questa è la prima fase. Dopodiché, una volta che la posizione è stata confermata, allora il nostro utente dovrà specificare il tipo di guasto, dovrà inserire una descrizione e dovrà inserire un proprio recapito, che sappiamo essere o un numero di telefono o un indirizzo di mail. A questo punto il lavoro del cittadino è finito, cioè questo processo descrive, questo activity diagram descriverà solamente questa parte di funzionamento del sistema, perché poi dopo parte con la gestione di una segnalazione già fatta, che noi abbiamo scelto, deciso la volta scorsa, di modellare un processo diverso. L'avremmo potuto fare tutto un unico processo, è stata una scelta nostra libera, senza pregi né difetti, essenzialmente una scelta di descrizione. Allora, questo significa che il nostro cittadino, come prima cosa, dovrà fornire e inserire il codice del semaforo,
cittadino inserisce codice semaforo, e adesso qua si lotta sempre con il mouse per farlo venire come vogliamo noi. Vabbè. E dice il testo che dovrà confermare la posizione sulla mappa. E quindi la seconda azione che dovrà fare l'utente è conferma la posizione del semaforo sulla mappa. Queste sono, questa è la prima azione da fare, questa sicuramente verrà dopo. Allora, a qualcuno potrebbe venire in mente, lo disegniamo perché potrebbe essere un errore tipico da non fare, che il sistema visualizza la mappa con la posizione del semaforo. Oggi non ce la faccio a prendere gli angoli dei rettangoli. Come azione inizialmente devo prendere la seconda. Perché è sbagliato? Perché dico sia sbagliato? Ovvio che affinché il cittadino possa confermare la posizione del semaforo sulla mappa, il sistema sta mappa gliela dovrà mostrare. Solo che questa azione è messa nel posto sbagliato. Tanto per ricordarci cosa vuol dire la colonna sistema è relativa a tutte le azioni che svolge il sistema senza l'interazione con nessun attore, con nessun tipo di utente. Quindi è come se scriverlo qua, è come se il sistema visualizzasse la mappa, che so, su uno schermo chiuso chiave in uno sgabuzzino che nessuno può vedere. Non serve a nulla. Il sistema visualizza la mappa, il sistema mostra la mappa, no, in realtà è l'utente che vede la mappa. Ricordiamoci che ogni volta che diciamo che l'utente fa qualcosa è perché il sistema glielo permette. Quindi quando io dico che l'utente ha confermato la posizione del semaforo sulla mappa, non è una mappa che si è portata da casa, si è disegnata la sera prima su un pezzo di carta, è la mappa che il sistema gli ha fatto vedere. Quindi quando io, se vogliamo, posso scriverlo meglio, posso scriverlo con più dettaglio, però quando dico che l'utente vede, conferma, in questo caso la posizione su una mappa, vuol dire che questa mappa qui il sistema gliela sta visualizzando e l'utente la conferma. Qui non c'è scritto il cittadino conferma, c'è scritto il cittadino conferma la posizione sulla mappa che il sistema informativo gli sta facendo vedere e il sistema informativo prende atto di ciò che il cittadino ha fatto. Ah, qui tracciamo solamente l'informazione che il cittadino fa interagendo con il sistema informativo e che il sistema informativo gli permette di fare. Quindi quando parlo di una mappa è come di un dato, come di un riepilogo, qualunque informazione è l'informazione che il sistema informativo gli ha fornito. Non sono due operazioni separabili. Non avrebbe neanche molto senso fare così. Abbiamo capito che non è che il sistema può visualizzarselo da solo, quindi la colonna del sistema la lasciamo solamente per le operazioni nelle quali il sistema deve fare delle elaborazioni, dei controlli, delle scelte che non coinvolgono in nessun modo il cittadino. Il cittadino o gli altri attori. Allora non potrebbe metterla qua, dice, vabbè, allora il cittadino cambia soggetto, ma la frase può rimanere la stessa, il cittadino visualizza la mappa. E poi il cittadino conferma la posizione del semaforo sulla mappa. Così ha senso, dopodiché mi chiedo che differenza ci sia tra le prime due, perlomeno perché le voglio mantenere separate.
fatto l'unico scopo per cui visualizzo la mappa è perché il cittadino possa confermare la posizione. Quindi di per sé le posso tranquillamente unire in un'unica azione. Qui non siamo a livello, anche come livello di dettaglio, non siamo a livello del caso d'uso in cui devo far vedere la singola azione, il singolo scambio di informazioni. Qui ragioniamo in termini di azioni e la cosa più importante per noi è capire quali azioni si possono ripetere, quali vanno in serie, quali vanno in parallelo, quali devono essere oggetti di una scelta, no? E quindi le cose che in realtà di per sé vanno sempre in serie consecutivamente, senza pausa tra una e l'altra, conviene mettere nella stessa azione. Quindi è inutile entrare troppo nel dettaglio qui, a livello di activity diagram. Devo dettagliare di più magari dove ci sono le scelte, dove ci sono i cicli, capire quali sono le condizioni, oppure dove ci può essere, non è questo caso specifico, ma dove ci può essere magari un ritardo di tempo significativo, cioè compie un'azione, poi magari più tardi riprendo la procedura e compie una seconda azione. A maggior ragione se questa azione viene compiuta da un attore diverso, qui abbiamo un attore solo per volta. Allora a quel punto devo per forza fare un'azione diversa, perché il token si ferma prima e si ferma dopo. Quindi io questa azione qua non la vedrei proprio. Come dicevo, se vogliamo essere un pochino più prolissi, scriviamo conferma la posizione del semaforo sulla mappa visualizzata dal sistema, ma è ovvio, no? Non dobbiamo dire cose che in realtà sono ovviamente l'unica cosa possibile. Dopodiché conferma, il testo non dice molto, però conferma è un'azione che secondo me vuol dire conferma sì o conferma no. Perché se l'unica azione che lui potesse fare è conferma sì, non servirebbe a niente. No? Quindi conferma vuol dire che effettivamente conferma oppure no. Se non conferma, cosa vuol dire? Vuol dire che si accorge che il codice che lui aveva inserito deve essere per forza sbagliato, perché non corrisponde alla posizione del semaforo che lui si immagina. E allora se lui non conferma, gli posso permettere di reinserire un nuovo codice. Inserire nuovamente un codice, correggere. Quindi, dopo questa conferma, avrò sicuramente un blocco di scelta che mi dice se hai confermato oppure no. Se ho confermato, fammi mettere un blocco vuoto, poi pensiamo cosa c'è dopo. Sì oppure no. Nel caso di no, cosa posso fare? Beh, la cosa più pulita da fare sarebbe ovviamente tornare su, quindi devo cambiare un po' il disegno, metterci un blocco di scelta e nel caso di no torno su, blocco di scelta che in questo caso svolge il ruolo di merge. Se non conferma posso tornare su. Quindi inserisco un codice, il sistema me lo fa vedere su una mappa, per me è convincente, quindi confermo e poi andrò avanti. Oppure no, la posizione non è quella giusta, allora posso tornare su e inserire un altro codice, perché ovviamente quello di prima era sbagliato. E così via. Questa è una possibilità, l'altra possibilità molto più violenta è questa, fatemelo mettere qui, cioè nel caso di no termina il processo, che di solito è una cosa un pochino brutta, no? Nel senso che se appena fai un errorino ti sbatto fuori, ti ho fatto perdere tempo, hai perso i dati che avevi inserito. In questo caso in realtà guardate dove torna la freccia del no, torna all'inizio, quindi sostanzialmente è la stessa cosa, tornare alla prima azione oppure interrompere il processo e ricreare un altro token che parte sempre dallo stesso punto, cambia abbastanza poco. Se invece il ciclo fosse all'interno del processo, ovviamente interromperlo vuol dire buttare via tutto, no, quindi questo, in questo caso specifico non sarebbe molto antipatico interrompere il processo qui. Ma in generale le anomalie o gli errori è meglio gestirli sempre piuttosto che non dire hai sbagliato, vattene. Quindi qui siamo alla implementazione della prima frasetta, conferma la posizione sulla mappa della città che viene visualizzata dal sistema, punto. A questo punto sappiamo qual è il semaforo, ce l'abbiamo per certa questa informazione, tra l'altro un'informazione che
Ricordiamoci sempre che il signor diagramma delle classi l'abbiamo disegnato per noi e quindi in realtà stiamo creando una nuova segnalazione di cui la prima informazione, cioè qual è il semaforo a cui è relativa, l'abbiamo acquisita e l'abbiamo acquisita. Adesso ci dovremo acquisire le informazioni ulteriori, la data la so già, ma la descrizione, la mail, il telefono e il tipo di guasto, sono le altre informazioni collegate, invece le devo chiedere in questo momento. Quindi faccio sempre attenzione che ci sia coerenza tra il modello concettuale, tra l'azione che sto per fare e la descrizione del problema da risolvere. Quindi, dicevamo, azione, a questo punto devo inserire, allo selezionare il tipo di guasto. Quindi il cittadino seleziona il tipo di guasto, poi può inserire una descrizione, e poi può fornire recapito, telefono o mail. Fornisce, mettiamo, abbiamo messo tutto al indicativo presente. Queste sono le tre informazioni che ci servono. Ci servono tutte e tre, non ci interessa in realtà l'ordine con cui ci vengono fornite, l'importante è che ci vengano fornite tutte e tre. Non c'è un motivo per cui il tipo di guasto debba essere scelto prima di poter inserire la descrizione. Quindi possiamo immaginarci un form, una pagina in cui posso riempire vari campi nell'ordine che voglio. L'importante è che ci siano queste informazioni. Allora, il fatto che io ho tre informazioni che devono essere fatte, tre azioni a questo punto, che devono essere compiute tutte e tre, e non mi interessa l'ordine, mi dice mettile in una fork join in parallelo. Così. E quindi questo sì mi porta al fork. E quindi posso procedere solo quando avrò le tre informazioni. Se volessimo essere un pochino più astratti, potremmo dire che tutta questa parte la sostituiremmo da un'azione, magari un'azione complessa, che si chiamerà fornisce i dati, fornisce le informazioni sulla segnalazione. Il cittadino fornisce le informazioni sulla segnalazione, lo disegniamo come attività complessa, no? Lasciando intendere che poi internamente ci saranno questi dati, vari tipi di dati da inserire. Questa è anche una tattica, se volete, cioè quando vedete che ci sono delle parti di questo genere che sono, fatemi dire, a bassa intelligenza, per cui non c'è niente di complicato, ma che portano via del tempo o dei dettagli, uno gli piazza un'azione di alto livello, che già si capisce cosa succede lì, e poi se hai tempo dopo la vai a tagliare, e se no rimane così. E semplifichi i diagrammi per evitare anche dei disegni troppo grandi. Però, di nuovo, questa è una scelta puramente di rappresentazione, non cambia la sostanza del processo che stiamo descrivendo. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati, fornisce il tipo di guasto, la descrizione, la posta o il numero di telefono, punto, finito. Quindi il processo segnalazione termina qua, quando l'utente ha compiutamente, correttamente inserito questi tre dati. Quindi questo join mi dice già i dati ci sono tutti e tre, e quindi quando ci sono tutti e tre questo processo può terminare.
quando lo stesso cittadino o un cittadino diverso vuole fare un'altra segnalazione, ripartirà da capo con un token nuovo che sarà relativo a un altro semaforo. E quindi ci siamo accorti che in realtà in questo processo il sistema non ci serve. L'avevamo messo per previsione, in previsione, ma poi ci siamo accorti che questa previsione non ci è servita e quindi lo possiamo eliminare. In questo caso abbiamo un unico attore che vuole questo processo, che è il cittadino. Questo processo ovviamente non chiude tutto, ma dà solo l'avvio alla procedura di gestione di questo guasto, che noi, di questo intervento, che noi appunto vogliamo modellare nell'altro activity diagram che si chiama gestione intervento. Allora, questo altro processo che cos'ha? Viene eseguito ogni volta che c'è una segnalazione da gestire, inserita, una segnalazione inserita che deve essere gestita. Quindi qui il token nasce nel momento in cui la segnalazione è stata inserita, quindi con la fine dell'altro processo inizia questo. Come faccio a far capire bene che questo può iniziare solo quando l'altro ha finito? Posso farlo in tre modi: o spiegandolo bene qua col token, dicendo guarda che questo qui, questo token, è una segnalazione inserita dall'altra parte che diventa a questo punto, finisce il token, nuova segnalazione e diventa gestione, quindi creo un nuovo token quando l'altro è finito, oppure potrei fare un processo solo, nel senso che questo diagramma qua lo posso benissimo appendere qua sotto, qui dico il processo non è finito, ma passa a questo punto alle azioni dell'ufficio che andrà avanti, quindi farò un processo unico dove questi due processi saranno, queste due parti del processo saranno legati da una freccia di sequenzialità, cioè quell'altro comincia quando questo è finito, questo significa quella freccia. Noi non l'abbiamo voluto fare per non complicare troppo il disegno. Allora, se vogliamo proprio essere espliciti, un modo molto semplice è quello di fare un piccolo scambio di segnali. Questo processo, quando sta per morire, dice sto per morire, sto finendo, c'è una non segnalazione però, e questo segnale viene recepito dall'altro processo, il quale parte proprio l'avvio della nuova segnalazione. Ma questo è un modo più, diciamo, completo dal punto di vista informativo. Quindi questo sì, lo facciamo morire, ma prima diciamo nuova segnalazione inserita. Quindi questa freccia qui la spostiamo non riusciamo a spostarla la rifacciamo la mandiamo qui e da qua possiamo terminare il processo. A chi va questo segnale? È un segnale interprocesso, cioè un'informazione che questo processo possiede e deve essere trasferita a un processo diverso, l'altro, che quindi a questo punto la recepirà subito come prima operazione. Quindi qua una ricezione di segnale che è nuova segnalazione inserita. E quindi sblocca questo processo, che altrimenti non avrebbe nulla da fare, perché se non c'è una segnalazione inserita che c'è il token, questo processo non esiste. Facciamo anche attenzione a leggere questa ricezione di segnale dicendo che il processo, cioè il sistema informativo, riceve questo segnale, non è l'ufficio manutenzione che riceve il segnale. Anche se l'abbiamo messo in questa colonna, ci ricordiamo che il segnale inviato, il segnale ricevuto, la classifica, il fork, il join,
il choice, il merge, tutti i blocchi che non siano l'action sono sempre azioni svolte dal sistema informativo senza l'utente. E quindi le possiamo mettere dove vogliamo perché tanto non hanno un attore che le compie. Se vogliamo essere più, evitare proprio questa possibile ambiguità, lo potremmo mettere a destra nella parte del sistema, ma mettiamo dove vogliamo, è comunque sempre il sistema a svolgere, a ricevere questo segnale. Non è, lo rimetto qua per finire l'analisi, non è mai l'ufficio manutenzione che riceve un segnale, soprattutto la ricezione di un segnale. Se un segnale è un pacchetto di dati che un processo trasmette a un altro o una macchina trasmette a un altro, chi riceve quel segnale non è mai un utente. Ok, gli utenti non hanno la presa di rete o la presa USB da qualche parte che gli permette di ricevere i dati. Quindi quei dati vengono ricevuti da un processo il quale eventualmente poi attraverso un'azione li mostra all'utente. Attraverso una notifica può avvisare l'utente che quell'informazione è arrivata, ma la ricezione del segnale è sempre qualcosa che avviene a livello informatico. Quindi non stiamo dicendo, come a volte sento dire, che il cittadino manda un segnale all'ufficio manutenzione, cioè all'impiegato dell'ufficio manutenzione. Assolutamente no, stiamo dicendo che questo processo, quindi il sistema informativo, a seguito delle azioni svolte dal cittadino, decide di mandare una segnalazione, un dato, un evento interno a un altro processo, che in questo caso è in attesa di poter proseguire proprio aspettando un segnale di questo tipo. L'ufficio manutenzione non c'era ancora, questo può avvenire alle 4 di mattina, che l'ufficio manutenzione non c'è, ma il segnale viene comunque ricevuto. Okay, quindi i segnali sono sempre un meccanismo di comunicazione tra macchina e macchina, tra processo e processo, tra server e server, tra server e applicazioni e così via. Poi l'utente lo dovremo coinvolgere prima o dopo, ma non attraverso il segnale. Okay? Allora, a proposito di coinvolgere l'utente, quando è che dobbiamo informare il cittadino? Perché è un'altra cosa che dobbiamo fare. Qui no, perché lui l'ha già appena inserito, non ha senso mandargli un messaggio dicendo «Ah, lo sai che tu hai appena inserito questo?» ma lo dovremmo informare poi ogni squadra assegnazione qua dopo che avremo la squadra assegnata, okay? Quindi ricordiamoci poi che cittadino lo dovremmo informare, ma non prima di questo momento. Allora, adesso dobbiamo gestire quindi tutte le segnalazioni. Abbiamo ricevuto, o meglio, il processo si è sbloccato sulla ricezione di una nuova segnalazione e l'ufficio manutenzione deve segnare una squadra. L'assegnazione viene fatta dall'ufficio alle squadre più scariche che operano nella zona della segnalazione. Allora, questo è tutto molto descrittivo, qualitativo. Ci dice quale deve essere l'effetto finale, che quella squadra venga segnata. Non ci dice che operazioni vengono fatte dall'ufficio o dal sistema, questo dobbiamo dirlo. Quindi alcune descrizioni sono più operative, l'utente inserisce, altre sono più dichiarative, deve succedere questa cosa, fai in modo che succeda. Quindi qui non ci dice come succede, noi potremmo pensare che sia già il sistema a identificare quali siano le squadre più scariche che operano nella zona della segnalazione, perché il sistema ha tutte le informazioni per poterlo fare, per poterlo terminare. Sa ciascuna squadra in quale zona opera, ce l'abbiamo, no? È qui, squadra zona, sa ciascuna squadra se è scarica o no, l'avevamo visto insieme martedì, perché sappiamo quali incarichi sono già stati accettati e non ancora risolti, e quindi sono la coda di lavoro di ciascuna squadra. Quindi queste informazioni ci sono, il sistema informativo ha accesso a queste informazioni, e quindi possiamo dire che il sistema può calcolare, determinare quali sono le squadre più vicine e più scariche. Poi è più importante scegliere una squadra
più vicina, che davvero più vicina, anche se è un pochino più carica, oppure questo non sappiamo, dipenderà poi dal, diciamo così, dal dettaglio, il tuning dell'algoritmo, no? E quindi è comunque una scelta che farà il sistema. Quindi a questo punto il sistema, ricevendo quel segnale, sì che potrà calcolare, determina le squadre più scariche che operano in zona, anzi nella zona della segnalazione. E quale segnalazione? Quella che ho nel token, quella che ho appena ricevuto nel segnale. Questo segnale mi serve proprio per avere l'informazione sulla segnalazione appena fatta. A questo punto, quindi in qualche modo mi immagino che il sistema con un suo algoritmo, abbia definito un elenco, no? Una priorità, prima, seconda, terza, quarta, di squadre potenzialmente invitabili, potenzialmente incaricabili. Beh, se volesse, il sistema potrebbe già far partire l'invito al capo squadra. Se io ho squadra possibile 1, 2, 3, 4, 5, mando la segnalazione all'1, alla prima. Però il testo non mi dice questo, mi dice che è l'ufficio manutenzione che assegna le squadre. Quindi in qualche modo questo sistema informativo vuole che ci sia un umano che supervisiona questo meccanismo di assegnazione, no? Che ha anche senso. Quindi vorrà dire che questo elenco di squadre viene mostrato a un operatore dell'ufficio manutenzione, il quale selezionerà, tenendo conto delle informazioni che il sistema gli ha calcolato, magari selezionerà sempre la prima, però ha comunque la possibilità di vedere e valutare. No? L'assegnazione viene fatta dall'ufficio, non dal sistema. Non è totalmente automatica. Ovviamente viene fatta sulla base di un calcolo che il sistema aiuta a fare. Il sistema non ti dice indovina tu qual è la più scarica. Ti dico io qual è la più scarica, poi tu, operatore, fai l'assegnazione. Quindi l'umano dell'ufficio manutenzione, l'attore, dovrà selezionare la squadra da incaricare, la squadra che verrà incaricata, tra queste. Allora, messo così, per ragioni estetiche questo lo metterei a destra, sapendo che non cambia nulla, però semplicemente per non avere un zigzag inutile nella figura. Allora, il sistema riceve una segnalazione e sulla base dei dati di questa segnalazione determina un insieme di squadre, fornendone un ranking. E l'ufficio manutenzione, visto questo elenco, seleziona la squadra da incaricare, se vogliamo essere pignoli, dall'elenco calcolato dal sistema, ma mi sembra abbastanza ovvio. A questo punto cosa succede? Che la squadra non può essere immediatamente incaricata, ma perché il capo squadra dovrà dare l'ok, dovrà dire sì, accetto. Il capo squadra però non sta interagendo in questo processo, non sta interagendo col sistema centrale, perché lui ha la sua app, perché deve rispondere alla svelta nel momento opportuno. Allora, quando l'operatore dell'ufficio manutenzione ha scelto la squadra, ci penserà il sistema a trasferire l'informazione all'app del capo squadra opportuno, relativo a quella squadra lì, dicendo all'app: senti, chiedi per favore a quel signor capo squadra se lui accetta o no. Quindi anche qua ci dovrà essere un segnale inviato dal sistema, io lo metto qua, di nuovo per non incasinare il disegno, ma posso mettere nella colonna di sistema, nella colonna di destra, è sempre il sistema che lo svolge, squadra incaricata.
Quindi l'operatore umano seleziona una squadra. Una volta che ha selezionato la squadra, il sistema manda un segnale del tipo: è stata incaricata la squadra 7 per questa segnalazione. E a questo punto questo processo cosa deve fare? Deve aspettare di sapere se quell'incarico è stato accettato oppure meno. Qui c'è solo l'ufficio manutenzione che non lo può sapere di suo, è un'informazione che verrà acquisita dal processo che gira sull'app del caposquadra, e l'app, il software che gira dentro l'app, manderà l'informazione a questo attraverso un altro segnale. Quindi io qua rimango in attesa che dall'app del caposquadra arrivi un'altra informazione con l'incarico accettato. Accettato oppure no, ecco, il tipo di segnale, quel tipo di informazione è l'accettazione dell'incarico. Poi può essere accettato sì o accettato no. Quindi questo è un modo per cui questo processo si blocca in attesa di un'informazione che arriva da un'altra parte del sistema informativo, informazione che sarà la risposta a una richiesta che gli ho mandato attraverso un altro segnale. Se invece il testo dicesse: gli arriva una notifica al caposquadra, il quale telefona all'ufficio e gli dice sì o no, magari anche con diritto di parlarci, perché gli manda un intervento in una zona antipatica, altro se non è questo il caso, e allora a questo punto prende l'ufficio manutenzione che, sentendo a voce per dire il caposquadra, dà al sistema questa informazione. Allora in questo caso qua metteremo un'azione, un'action normale, in cui ci sarà l'ufficio manutenzione che inserisce la risposta, perché l'informazione avviene attraverso un canale umano e non un canale gestito dal sistema. Se le informazioni invece vengono gestite, vengono trasmesse tra le varie parti del sistema direttamente in modo informatico, sono i segnali in modo di rappresentare. Segnali da uomo a uomo non esistono, non li affrontiamo, non fanno parte del sistema informativo. Ok. Qui non ci occupiamo di cosa succede dall'altra parte, sappiamo che l'app sarà progettata in modo da ricevere un segnale di questo genere e a fronte di questo segnale sperabilmente rispondere sì o no. E se non risponde? Se non risponde bisognerebbe capire dopo un certo tempo, un'ora, due ore, cinque minuti, un giorno, che cosa fare. Il testo non ce ne parla, quindi noi quarti quarti facciamo finta di niente. In un caso normale io non rimango mai in attesa indefinita di qualche cosa. All'inizio sì, perché se non mi arriva nessuna richiesta sono più tranquillo. Ma quando sono a metà di un lavoro, aspetto una risposta da un altro e se questa risposta non arriva, dopo un po' dovrò agire. Ma è un aspetto che appunto in un sistema reale va sempre considerato, ma in questi sistemi giocattolo che usiamo come esame possiamo far finta di nulla perché il testo non ne parla. Una volta che ho la risposta, acquisito la risposta, che tra l'altro corrisponde a questo attributo qui, l'affidamento, può essere vera o falsa. Se è falsa, dovrò tornare indietro a selezionare un'altra squadra. Quindi dovrò anche qua fare un piccolo ciclo, uno sotto e uno sopra, in cui, allora, se va male, torno qui, non accetta. Se invece accetta, andrò avanti. Poi possiamo sicuramente dividerci metà e metà. Metà dice: questa freccia deve tornare qui prima di selezionare la squadra, l'altra metà di noi dice: no, la freccia deve tornare su al sistema che determina le squadre, perché nel frattempo magari le squadre, una si è liberata, l'altra no. Boh, dettagli. È uguale.
Ok, allora a questo punto noi riusciremo a uscire da questo rombo quando finalmente sapremo che un caposquadra avrà accettato. E quando un caposquadra ha accettato, viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnalato il guasto. In caso di rifiuto, questo l'abbiamo fatto, l'ufficio dovrà contattare un'altra squadra. Allora, a questo punto, se è accettato, la prima cosa da fare è avvisare il cittadino, come? Con un invio di segnale. Informa cittadino che l'incarico o l'assegnazione è presa in carico. Ops. Allora, questo di che tipo di segnale è? È un segnale ovviamente che il sistema manda in automatico, non richiede l'operatore dell'ufficio manutenzione per mandare questa informazione. Quindi un segnale che contiene un'informazione, un messaggio, una mail, un piccolo testo, che parte da un processo del sistema informativo e arriva non all'utente, ma arriva su qualche piattaforma che possa arrivare all'utente stesso. Noi dell'utente cosa sappiamo? Sappiamo la mail o il telefono. Quindi se sappiamo il numero di telefono, questo probabilmente sarà un SMS. Chi è che riceve l'SMS? Di fatto sono i server della compagnia telefonica, che poi con metodi loro, che non sono internet, ma sono protocolli telefonici, lo fanno arrivare al telefono, il quale attraverso un'app lo fa visualizzare l'utente, eccetera, eccetera. Di tutta questa trafila, del fatto che l'SMS viene ricevuto, visualizzato, eccetera, noi come sistema informativo di semafori non sappiamo nulla. Mandiamo segnale al gateway SMS della compagnia telefonica, per cui paghiamo un abbonamento, no? Si comprano pacchetti di 10.000 SMS e hai la password per poter mandare informaticamente, e basta, noi mandiamo una richiesta col server e poi lui procederà, andrà avanti. Io non potrò mai sapere se e quando questo messaggio è stato ricevuto, tantomeno se è stato letto o quando. Il segnale non va perso, eh? Di sicuro se io mando un segnale, se un certo processo invia un segnale, invia un'informazione, ci sarà un altro processo che riceve questa informazione. La differenza è che il processo che riceve questa informazione sta dentro casa di Team, o dentro casa di Vodafone, o dentro casa di Wind, o di Fastweb, o quello che volete. E allora io non lo vedo. La ricezione di questo segnale qua non lo vedo. Quindi questo segnale va a un altro sistema informativo che si occuperà di far vedere l'informazione all'utente. È diverso rispetto a questa squadra incaricata, il cui segnale va alla mia app, cioè che abbiamo sviluppato noi e che abbiamo installato sul telefono caposquadra. Questo va attraverso un meccanismo diverso, interpretato pubblico, questo SMS, se la gente fa la messa è uguale, sarebbe esattamente la stessa cosa. Va verso il mio server di posta che poi contatterà il Gmail, contatterà il libro.it, contatterà cloud.com o quello che l'utente ha indicato come server di posta su cui ricevere quel messaggio, e poi lo leggerà con i suoi tempi, ma io so solo che l'ho inviato, appunto. Ma dimmi. Ma l'app del caposquadra, sì, è lo stesso sistema informativo che gestisce il funzionamento? Sì, allora. Tu dici, l'app del caposquadra fa parte dello stesso sistema informativo a cui appartiene questo che stiamo modellando? Sì, perché quando noi parliamo di sistema informativo stiamo parlando di un insieme di strumenti, persone, metodi di gestione dell'informazione. Questo sistema informativo può essere, come in questo caso è, distribuito, cioè fatto di pezzi di software che girano in posti diversi. Quindi
Io prima ho detto sistema informativo, lo dicevamo, è fatto da un server centrale, che è l'interfaccia web, è quella che stiamo descrivendo, e da un'app che abbiamo progettato insieme. È stata progettata per essere messa su un terminale utente. Non potevamo quindi fare un diagramma delle attività con, diciamo, attenzione, sistema e capostante? Sì. Ah, sì? Sì. Ah, sì, allora, lo ripeto solo per la recensione. Lei dice, perché ci incasiniamo così? Okay? Perché dobbiamo mettere l'app dell'utente in un processo separato? Avremmo potuto, la domanda è, aggiungere una colonna qua con scritto caposquadra e anziché mandare un segnale a un altro processo in cui poi descriveremo cosa fa il caposquadra, far vedere in una colonna aggiuntiva cosa fa il caposquadra direttamente in questo processo. Sì, certo, l'avremmo potuto modellare, sarebbero due cose diverse. In questo caso sarebbe una modellazione di questo genere, sarebbe un pochino più astratta, no? Io so chi deve fare le cose, so che in qualche modo dopo la selezione della squadra il capo squadra dovrà rispondere, non mi interesso di come ciò avvenga, del fatto che il capo squadra risponda sullo stesso sistema, su un'app diversa, risponda schiacciando un bottone, non lo so, so che deve farlo e dopo che è successo questo e prima che succeda quell'altro. Qui entro un livello di dettaglio in più, riconosco che c'è un partizionamento del sistema e quindi esplicito quelle che sono le comunicazioni tra le varie parti del sistema. Anche qua una scelta. Mette tutto insieme, allora ragiono solamente su dipendenze prima dopo, però devo considerare tutto, oppure li separo. Può sembrare più semplice tenere tutto insieme, però facciamo attenzione che cosa può fare il caposquadra con quell'altro. Perché le azioni che lui può fare con la sua app possono essere anche asincrone rispetto a questo processo, può fare anche altre cose in parallelo. Allora devo fare attenzione che poi non mi verrà a complicare troppo il fatto che lui, mentre lui sta gestendo una manutenzione, nel frattempo gli arriva una richiesta di un'altra, deve accettare o non accettare. Allora non è che mi incasino solo metto tutto qua, non so, però sono possibili entrambi i tipi di modellazione. Così come dicevamo, questo processo, cioè, tutti questi tre processi li potremmo mettere in uno solo, volendo. Ok, allora abbiamo informato il cittadino che la segnalazione è presa in carico. A questo punto per il signor ufficio di manutenzione credo che il lavoro sia finito, perché il resto del lavoro lo fa l'applicazione della squadra, quindi del caposquadra. E cosa fa dal punto di vista, qui stiamo qua descrivendo il sistema centrale, che è la gestione dell'intervento dal punto di vista del sistema centrale. A un certo punto il sistema centrale deve sapere che il guasto è confermato e poi deve sapere che l'intervento è finito. Perché deve saperlo? Ma perché, poverino, queste informazioni qui, guasto confermato e intervento è risolto, sono dati che stanno nel sistema centrale. Qui abbiamo il database con 1000 semafori, 10.000 interventi, eccetera, eccetera. Non può essere questo database presente sulle app delle squadre. L'app avrà il numero minimo di informazioni che permette all'utente di poter lavorare, gestire quel singolo intervento. Quindi quando l'utente dall'app, il caposquadra dall'app dice ok, questo è confermato, lo dirà usando la sua app, però questa informazione dall'app deve arrivare qui, perché qualcuno deve scrivere qua dentro. Quindi questo processo è vero che l'ufficio manutenzione non ha più nulla da fare, ma il processo non ha finito di lavorare. Il processo deve stare allerta ancora con le orecchie bella aperta, aspettando le informazioni che arriveranno dalla squadra. E le informazioni sono di due tipi: guasto confermato e intervento concluso. A intervento concluso devo informare nuovamente il cittadino. Quindi ho ancora tre azioni semplicissime
ma che devo fare nell'ordine giusto. Quindi riceverò, rimango in attesa che dall'app arrivi l'informazione che il guasto è confermato e aspetterò il segnale che dice che l'intervento è concluso. A questo punto posso finalmente informare nuovamente il cittadino della conclusione dell'intervento. Allora, tutta sta roba qui sono tutte azioni che vengono gestite dal sistema, riceve questa informazione, la salverà nel modulo concettuale, nel database, riceve questa informazione, la salverà nel database, manda un segnale e poi termina. Se vogliamo evidenziare che tutto questo non coinvolge più l'ufficio manutenzione, lo potremmo anche spostare nella colonna di destra. Non cambia nulla perché, come dicevamo già prima, gli unici blocchi che sono influenzati dalla swim lane, dalla colonna in cui sono posizionati, sono i blocchi di coazione, qui non c'è nessuna azione, c'è solamente segnale. Potrei lasciarli qua, là, è differente. L'unica cosa che mi lascia ancora un po', che non mi fa ancora dire che può essere completo, è questo guasto confermato. E guasto confermato vuol dire due cose. Uno, vabbè, sto iniziando l'intervento, ma prima è vero che quel semaforo è guasto e quindi la segnalazione non era una segnalazione farlocca. Quindi vuol dire che questa risposta a guasto confermato può essere sì, il guasto confermato, oppure no, non è confermato. Non è guasto questo semaforo. È un cretino che si è messo a fare segnalazioni per nulla. Allora, in questo caso, devo interrompere qui il processo. E magari mando una comunicazione al cittadino non necessariamente gentilissima, ecco. Tipo, non ci risulta che la sua segnalazione sia veritiera o qualcosa di questo genere. Come prima, no? Quando diceva conferma la posizione sulla mappa, conferma è sempre un'incognita, confermi sì o confermi no. Quindi io qua farei spazio ancora per un piccolo dubbio che se è confermato, fermali, se è confermato va avanti. Se non è confermato, cosa devo fare? Devo dire al cittadino informo il cittadino che segnalazione era fasulla. E poi muori, termina il processo qua, non c'è più nulla da fare. Questo nel caso in cui fosse non confermato. Altrimenti aspetta la conclusione del lavoro, perché a questo punto il quadro confermato deve essere riparato, quando la squadra mi dirà completamente concluso, informo che. Va da sé, nel senso che non sono obbligato a mettere delle azioni per ricordarmi che quando l'intervento è concluso, in questo messaggio ci sta anche la descrizione dell'intervento effettuato e il fatto che sia stato risolto. Questa ricezione segnale significa che ricevo un segnale che contiene queste informazioni e le salverò nel modello concettuale. Non stiamo a fare i pedanti per dire ricezione del segnale e poi il sistema informativo salva nel database queste informazioni. È ovvio che se le ricevo che faccio? Mica le butto via. A quel
questo serve il modello concettuale, a sapere esattamente nelle varie passaggi quali informazioni sono. No, se vogliamo essere più precisi, senza diventare pedanti, potremmo mettere anche qua nel segnale, ad esempio, intervento concluso, possiamo spiegare qua che, tra parentesi, con descrizione dell'intervento effettuato. Il modello, lo strumento corretto sarebbero usare gli oggetti, i nodi oggetto che dicono questo segnale riceve un oggetto e questo oggetto contiene questa informazione, ma è un livello di dettaglio a cui non siamo mai andati, quindi è impraticabile. Quindi azioni del tipo sistema informativo salva questo dato non le mettiamo mai, perché il sistema informativo, cioè chi progetta il sistema informativo sa che quando ha un dato il posto in cui metterlo è, ci sono due posti in cui tenere informazioni: il token, che vive per la vita del processo, della singola attività, oppure il modello concettuale, che salva i dati per sempre. È un livello di persistenza dell'informazione. Ok. Quindi questo ufficio manutenzione fa tanto il gradasso, ma in realtà è una cosa sola da fare. Selezionare le squadre che gli vengono presentate dal sistema. E poi c'è finalmente il caposquadra. Questa applicazione del caposquadra cosa gestisce? Gestisce la l'accettazione o meno degli incarichi e poi lo svolgimento della riparazione. Allora, l'unica cosa un po' difficile qui è capire qual è il token da utilizzare. Perché se io mettessi, che scegliessi che il token è, diciamo così, la singola squadra, o il singolo caposquadra, vuol dire che ogni squadra ha uno di questi processi, in questo processo fa tutto. Quindi questo è un token che, diciamo così, nasce al mattino, alle 8 del mattino quando prende un servizio, e lo stesso token dobbiamo farlo circolare, tenerlo in gioco fino alla fine turno. Cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che quel token lì vedrà tante cose nella stessa giornata, tanti interventi diversi. Allora, la gestione dell'intervento è facile, no? Lo accetto, lo confermo e segnalo il termine o qualche trazione da fare e le eseguo in sequenza, e gli interventi avvengono tutti uno per volta, quindi non ci può mai essere confusione nel fatto che io ho iniziato l'intervento poi devo terminare quello di prima. No, ne chiudo uno e poi ne apro un altro successivo. Quello che però complica la vita, perché arrivano in modo asincrono, sono le richieste di altri interventi, gli incarichi di ulteriori interventi. Quindi io devo essere sempre pronto a rispondere agli incarichi di altri interventi. Dire sì e dire no. Ok? Allora, se ho un processo di questo genere, dovrò doppiare il token. Dovrò avere un token che è sempre pronto a rispondere sì o no ai nuovi interventi. E l'altro token che invece gestisce gli interventi che ho accettato fino a fine turno, perché a questo punto chiudo. Questo è un modo di farlo, vedendo questo processo come il ciclo di vita dell'app. La apro al mattino e la tengo accesa per tutto il giorno. Questa app deve gestire queste due cose in parallelo. L'altro modo è quello di scendere, entrare un pochino più nel dettaglio e dire, vabbè, quest'app in realtà gestisce in parallelo tante cose, ma ciascun intervento lo vede in modo sequenziale. E quindi dire che il token non è il ciclo di vita dell'app, della squadra, della giornata lavorativa della squadra, ma è del singolo intervento. Allora vorrà dire che noi ci immaginiamo che per la singola squadra, per il singolo giorno di intervento, ci sono magari 5, 6, 7 token attivi.
che sono relativi ai vari interventi, alcuni accettati, altri non ancora risposto, altri sono già a metà lavorazione, altri già finiti. Sono più token parallelamente che vengono gestiti. E noi nel processo descriviamo uno solo di questi, ma il sistema, l'app, ovviamente li dovrà gestire tutti insieme. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Semplicemente il concetto di parallelismo, più cose che avvengono insieme, lo vediamo in un caso, in questo caso qua, esplicito, perché un token solo e gestisco, devo a modo di giocoliere ricordarmi di tenere in piedi due flussi, almeno due flussi diversi di operazioni. Nell'altro caso invece ci penserà la molteplicità di token, e quindi ci penserà il software che gestisce il sistema informativo a tenere attive queste cose in parallelo. Allora possiamo magari, visto che c'è questa differenza non banale, due soluzioni sempre, entrambe valide, possiamo fare entrambe. Okay, prima una e poi l'altra, giusto per vedere la differenza di approccio, poi ciascuno può scegliere la strada che gli piace di più oppure che gli viene in mente in quel momento, per carità. Allora, questo primo approccio, che è quello più sequenziale, singola squadra, possiamo poi dire ciclo di vita singola, giornata lavorativa, ciclo di vita dell'app, quando viene accesa, quando viene chiusa. Allora, vorrà dire che l'applicazione, come nasce, quindi l'accendo al mattino, deve predisporsi per fare due cose. Qui ci metto subito un bel grande fork davanti. Allora, da un lato deve poter in ogni momento ricevere delle richieste di intervento e permettere al caposquadra di dire sì o di no. Allora, questo cominciamo a disegnarlo, questa è la parte facile. Quindi riceve la richiesta di intervento, come arrivano le richieste di intervento? Arrivano con un segnale che si chiama squadra incaricata. Quindi qui ci sarà una ricezione del segnale squadra incaricata. Che riceve le informazioni sulla segnalazione. A questo punto, avendo queste informazioni, il caposquadra, qui siamo già dentro l'app, gliele faccio vedere e lui mi dovrà dire accetto o non accetto. Quindi qua abbiamo il caposquadra, accetta l'incarico, oppure no, ovviamente, sceglie se accettare l'incarico oppure no. E una volta che lui ha scelto se accettare l'incarico o no, l'app deve comunicarlo al processo principale, inviando un segnale che si chiama incarico accettato. Che sia un sì, che sia un no, gli invia quell'informazione. Dopodiché non si mette ad eseguire questo incarico, perché io ti do un incarico, ma magari ne sto già facendo un altro, ne ho altri due in coda. Quindi dopo che ti ho detto sì, ma questo lo accetto, ti dico lo accetto, ma me lo dimentico subito dopo perché sto facendo altre cose in parallelo. Quindi qui non ho più nulla da fare. Se sapessi di avere un incarico solo al giorno, io potrei dire il processo finisce qui. In realtà il processo non finisce qui, il token non lo posso distruggere qui perché nell'arco della giornata potranno arrivare altre richieste. Ma qui non devo fare nulla. E anche l'applicazione non deve fare nulla di diverso, sia che il caposquadra risponda di sì, sia che risponda di no. Lui ha risposto. No? Qui non c'è un rombo che dice sì, ma però se ha detto sì devo fare certe cose, se ha detto no devo fare cose diverse. Ci ho pensato, ma non mi viene in mente nulla di diverso. Tu hai risposto, boh. Ok? Sì. Perché no? Va bene, non serve. Io, lui può accettare l'incarico, ok? Allora, quindi lui ha risposto sì o ha risposto no. Allora, di sicuro questa risposta, questo sì o questo no, deve tornare all'altro processo. E l'abbiamo dato il segnale. Adesso io mi chiedo, l'app,
che lui abbia risposto sì o che lui abbia risposto no, deve fare delle cose diverse? No, semplicemente rispondo sì, chiude quella finestra e quindi ha detto accetti, se risponde no, chiude quella finestra e quindi ha detto gli ha chiesto se accettava. Non c'è qualcosa, se mi rispondi di sì, allora subito dopo mi devi dare altre informazioni. Oppure fare altre azioni che devi fare con l'app perché hai risposto sì, oppure se rispondi no devi dare una motivazione o altro. Semplicemente una risposta secca, sì o no. Quando il tempo stimato di riparazione lo dai solo dopo, quando arrivi sul posto, perché potrebbe, quindi in quel momento accetto di andare in quel posto, non posso dirti nulla. Quindi se io anche mettessi un rombo, accetta incarico sì o no, non saprei cosa metterci nelle due parti diverse, in questo caso specifico. In realtà chi agisce sulla risposta che ho dato, cioè chi fa cose diverse secondo la risposta che abbia dato, è l'ufficio manutenzione, che se ho detto sì è tranquillo, quella sarà segnata, se ho detto no invece di trovare un altro. Quindi io questo semplicemente si mette in attesa della prossima, quindi faccio spazio e tutto questo sta in un bel tranquillo ciclo infinito. Che è finito di accettare, che è appena finito di accettare o rifiutare un incarico, si mette in attesa di quello successivo. Quindi ho un token che arriva di qua, si mette in attesa di un segnale. Quindi finché non arriva nulla dall'ufficio manutenzione, questo token rimane qua fermo. Arriva quello dell'ufficio manutenzione, lo riceve, lo fa vedere alla squadra, il quale risponde sì o no. Questo accetto ovviamente si porta dietro il fatto che l'app gli visualizzi il tipo di richiesta, gli permette di rispondere sì o no, ovviamente. Quando lui ha risposto, questa risposta viene trasferita al sistema centrale, e il token ritorna su a parcheggiarsi qua in attesa della prossima risposta. Questa è una parte dell'applicazione che ha il suo token che rimane sempre in circolo. È quello che ci fa dire in ogni momento l'applicazione può ricevere nuove richieste e in ogni momento, qualunque cosa stia facendo, il capo squadra può rispondere di sì o di no alle richieste che riceve. E poi ho un'altra parte di processo che invece è la gestione degli incarichi che ha già accettato a monte. Allora, io immagino che a un certo punto lui abbia accettato un certo numero di incarichi e comincia dal primo. Quando comincia dal primo incarico, cosa deve fare per gestire il singolo incarico? Conferma il guasto. Integrando la descrizione, va bene, e poi alla fine indica il tipo di intervento e conferma la soluzione del guasto. Quindi ci sarà il caposquadra che a un certo punto conferma il guasto, fornendo le informazioni che sono là descritte. Dopo che ha confermato il guasto, il caposquadra conferma la conclusione dell'intervento. E in queste conferme di nuovo ci sono i dati che servono. Qui per ragioni di sintesi non li scrivo. Queste sono le azioni che fa il caposquadra. Dice, bene, adesso magari gli mettiamo davanti un'altra azione in cui il caposquadra consulta il prossimo intervento. Visualizza il prossimo intervento. Quindi
Quindi lui apre una parte dell'applicazione dove ci sono scritti interventi e gli fa vedere il prossimo. Ok, devo andarmi in via tra il corso di Luca e gli Abruzzi 24, c'è un semaforo che è rotto. Quando arriva lì, fa un sopralluogo e conferma oppure non conferma la presenza del guasto. Poi ci mette a riparare, quando finito di riparare conferma la conclusione dell'intervento. Finito questo, cosa fa? Ritornerà a vedere qual è il prossimo intervento che deve eseguire. Quindi anche questi tre blocchi sono in un loop infinito che continua fino a fine turno. O fino a quando non ci sono più interventi. Ma non è vero, perché magari adesso non ci sono più interventi, ma sono solo le 2 del pomeriggio, poi ne arriva un altro, quindi magari in quel momento non hai nulla da fare, ma non ti fa interrompere tutto il processo. Non puoi andare a casa, non è ancora finito il turno. Adesso ovviamente queste sono le azioni che l'utente fa sull'app. Queste informazioni però l'app le deve trasferire al sistema. Perché il sistema aspetta che l'app gli dica guasto confermato e gli dica intervento concluso. E allora glielo diciamo. Quando il caposquadra ha scritto conferma il guasto, il sistema informerà, il sistema nel senso dell'app, informerà il sistema centrale che il guasto è confermato. E dopo informerà che l'intervento è concluso. E tutto questo ovviamente si ripete, faccio un po' di spazio qua in mezzo e tra un attimo vediamo perché, si ripete anche lui indefinitamente. Visualizza il prossimo intervento, conferma il guasto, invia l'informazione che il guasto è confermato, poi farai la riparazione in cui l'app non rompe le scatole, non ha nulla da fare perché loro sono lì con cacciaviti, forbici e trapani, e alla fine riprende l'app in mano e dice ho concluso l'intervento, dove dovrà scrivere anche la descrizione, eccetera. Io qui ho lasciato ancora lo spazio perché c'è la possibilità che il guasto non sia confermato. Allora, se questo non è confermato, non devo arrivare alla conclusione, alla conferma della conclusione dell'intervento. Quindi qui effettivamente ho bisogno di un rombo, cosa che invece non si vede dall'altra parte. Se dice di sì, vai avanti a confermare, ad aspettare che lui confermi di aver concluso l'intervento. Se dice di no, semplicemente passa al prossimo intervento. Quindi qua mi serve un blocco di scelta che mi dica il guasto è confermato, sì, ok, se lui dice che è confermato allora vuol dire che lo sta riparando e quindi aspetto che mi dica che ha finito di ripararlo, se no torno al prossimo intervento, il che per fortuna è anche coerente con l'altro processo che se andiamo a vedere, se ricevo un segnale guasto confermato o no, non mi aspetto nell'altro processo di ricevere il segnale intervento concluso. Andiamo a vederlo. Se guasto confermato è no, non mi aspetto di ricevere intervento concluso. Intervento concluso mi aspetto di riceverlo solamente se il guasto confermato mi diceva sì, confermato. Quindi le due cose vanno di pari passo. Quindi il token nasce così, viene gestito da questi due processi. In realtà il token appena inizia la giornata, questa applicazione si spezza in due in pratica, come fossero due applicazioni diverse, una gestisce una parte e l'altra gestisce l'altra parte. Perché è fatto questo casino? Perché io non posso aspettare di aver finito un intervento, che magari ci metto 2 ore, per rispondere di sì o di no a una proposta di incarico. E quando finisce sto token? A fine turno.
fine turno interrompiamo tutto. Questo è un po' brutale, perché vuol dire che interrompe anche gli interventi che ho a metà. Ma non sono scemo, non è questo l'altro, scusate. Opa. In teoria interrompe anche gli interventi che ho a metà, qui dovrei fare le cose un po' meglio, del tipo per dire fine turno, ma se c'è ancora un intervento in sospeso, lasciamo stare. A un certo punto, quando sono finiti gli interventi, finita la tornata, qui smetto di ascoltare le richieste di intervento, qui smetto di predisporre per il prossimo intervento. Allora, se io ho 10 squadre sul campo, avrò 10 installazioni di app, ognuna delle app avrà uno di questi processi che ci sono. E quindi ci saranno in tutto 10 token. Mentre invece sulla parte gestione intervento tutto centralizzato, avrò un token per ogni intervento che è stato richiesto e non ancora concluso. Quindi in quella giornata magari c'è 100 segnalazioni, avrò 100 token, magari non tutti contemporaneamente attivi, perché alcuni sono già arrivati alla fine prima che gli altri iniziassero, perché arrivassero nuove segnalazioni. Però il numero di token qui, in questo mondo, è pari al numero di segnalazioni. Qui è tutto bello sequenziale, non c'è nulla di parallelo, in realtà c'è tanto parallelo, perché magari ho 100 segnalazioni che vanno tutte in parallelo l'una all'altra. Immaginatevi davanti a questo qualcuno che genera 100, una specie di fork gigantesco che genera 100 token, ciascuno dei quali va a una copia di questo processo. Ogni token ha la sua copia del processo che lo gestisce separatamente. Mentre invece questa applicazione deve gestire richieste che arrivano da segnalazioni diverse contemporaneamente, e quindi da questo punto di vista della logica è più complicato. Dopo un po' di pausa, possiamo fare un po' di pausa, poi vi faccio vedere semplicemente riusando questi blocchi come si può fare questa cosa cambiando completamente il punto di vista del token. Le azioni saranno le stesse, la sequenza delle operazioni saranno le stesse, i segnali scambiati sono le stesse, ma il modo di vederlo è diverso. Quindi facciamoci il quarto d'ora di pausa e poi completiamo questo diagramma dell'attività con l'alternativa.